La stanza dell'incendio di Borgo, quella della segnatura apostolica e di Elidoro e la sala di Costantino. Lo straordinario genio di Raffaello splende di nuova luce ai Musei Vaticani grazie al lavoro progettato e realizzato da Osram. La nuova illuminazione, presentata recentemente dal direttore Barbara Iatta e da Antonio Paolucci, suo predecessore che ha avviato l'iniziativa, conta circa 2.400 LED con un elevatissimo livello di integrazione geometrica che permettono, nelle stanze affrescate per Papa Giulio II, di esaltare in modo naturale le cromie usate da Raffaello. Il LED ha consentito in questa circostanza, così come in passato abbiamo avuto lo stesso risultato in Cappella Sistina, di costruire uno spettro specifico che noi abbiamo definito spettro bilanciato di colore, in modo tale da riuscire a stimolare nel modo più opportuno i pigmenti utilizzati sulle superfici pittoriche. Quindi abbiamo cercato con le migliori tecnologie disponibili, soprattutto grazie all'impiego dei LED, questi illuminatori a stato solido, di costruire uno spettro dedicato a questi pigmenti. E questo è possibile cercando di comporre lo spettro esattamente come un mosaico, partendo da dei colori di base, unendo poi delle dominanti specifiche per costruire un inviluppo abile di riuscire a stimolare questi pigmenti. L'illuminazione LED non solo non sottopone le opere del genio di Urbino a stress derivanti da radiazioni ultraviolette e infrarosse, ma consente anche un significativo risparmio di energia e conseguentemente il rispetto della natura. Certamente il risparmio energetico è un risultato che la tecnologia si trascina. Non era uno degli obiettivi del nostro lavoro, ma l'impiego dei LED certamente porta con sé il grande vantaggio di ottenere un grande risparmio energetico. Sostanzialmente possiamo dire che con l'adozione di questa nuova tecnologia risparmiamo circa il 70% dell'energia prima utilizzata per l'illuminazione delle stanze di Raffaello. Utilizzando le medesime ricerche e gli studi realizzati per la Cappella Sistina, Osram ha voluto confermare la validità della tecnologia applicata al concetto dei colori corrispondenti. Colori corrispondenti è un concetto che abbiamo sviluppato con l'Università di Pannonia, quindi è stato un lavoro di ricerca durato 3 anni e consiste nell'analizzare, di fare una spettrografia di tutti i pigmenti utilizzati all'interno delle superfici pittoriche in modo tale da definire qual è la migliore risposta alla luce di questi pigmenti. Ciò significa ottenere uno spettro luminoso capace di ritornare all'utilizzatore esattamente il colore che ha utilizzato l'artista. Quindi ecco la dicitura colori corrispondenti a quelli che l'artista ha pensato in quel momento quando li ha utilizzati. E questo è stato possibile solo con un'analisi puntuale, una marcatura e una campionatura dei pigmenti in modo tale da riconoscere la risposta di ogni pigmento e in base alla risposta costruire lo spettro di cui abbiamo prima parlato.